Un'operazione di acquisizione documentale su appalti a Casamicciola e in altri comuni della provincia di Napoli è stata condotta nella giornata di oggi da parte di un gruppo interforze coordinato dalla DIA di Napoli. L'intervento mirava ad acquisire informazioni su assegnazioni di opere pubbliche. Secondo quanto si apprende, sono due gli appalti per la ricostruzione post-sisma e post-alluvione di Casamicciola su cui si indaga sull'isola per conto ed ordine del prefetto di Napoli per la presenza di ditte che potrebbero essere legate alla criminalità organizzata. L'attenzione delle forze dell'ordine, in particolare del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è concentrata su due interventi di ricostruzione, uno finanziato con 93.696 euro e l'altro ben più consistente del valore di 1.520.000 euro realizzati in via d'Aloisio, nella zona alta del comune di Casamicciola, per immobili danneggiati dal terremoto del 2017. Sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori ci sarebbe in particolare l'attività della Caccavale Appalti e Costruzioni SRL, aggiudicataria dei due appalti e per la quale i comandi provinciali dei carabinieri di Napoli e Latina hanno richiesto l'acquisizione di atti e informazioni, considerata la sussistenza di elementi che portano le forze dell'ordine a ipotizzarne il legame con attività criminose. Giovedì prossimo, intanto, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, sarà sull'isola proprio per fare il punto della situazione con i sindaci ischitani e con il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini sull'attuazione del protocollo d'intesa per la sicurezza e la legalità sottoscritto con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte negli interventi della ricostruzione post-calamità.